Oggi impariamo ad usare Classroom per elaborare, inviare e correggere i compiti di matematica. Il servizio si trova fra le applicazioni nei documenti. Aprendo i documenti, noi abbiamo la possibilità di andare all'opzione Inserisci e da lì inserire equazione. Inserita equazione, abbiamo la possibilità di scrivere sui nostri documenti ecco quante cose. Le lettere greche, così importanti in matematica, ma anche le frazioni. Basta semplicemente un invio e si compone la frazione. Ci sono anche le radici, ma non solo le radici quadrate, anche altri tipi di radici. E insieme alla possibilità di scrivere le radici, ecco anche le potenze. Basta semplicemente un clic e posso scrivere anche le potenze più strane. E poi ecco anche tutto quello che serve e molto altro ancora per mandare ai ragazzi i vostri compiti di matematica. Basta aprire i lavori, creare un compito, nel caso specifico mandiamo un compito sulle equazioni, diciamo agli studenti di risolverlo ed inoltrarlo, lo creiamo sui documenti e scriviamo la nostra equazione che gli studenti dovranno risolvere. Diamo il titolo al compito e scriviamo l'equazione. Una volta scritta l'equazione, chiudiamo il documento e andiamo a inviarlo ai ragazzi. Crea una copia per ogni studente. Creata la copia, possiamo tranquillamente inviare e assegnare il compito a tutti gli studenti. Gli studenti si ritroveranno il compito nella loro classe, vanno, lo aprono e lo risolvono. Una volta risolto, dovranno semplicemente consegnarlo. Facciamo la prova con un altro studente che riceve il compito, lo risolve e una volta risolto lo consegna. Consegnati i compiti, ecco che l'insegnante li va a prendere dai suoi lavori. Passiamo alla correzione. L'insegnante apre i compiti, vede chi ha già consegnato i compiti, apre il compito, se lo ritrova davanti, si accorge che ci sono alcuni errori, qui non fa sicuramente uguale a 2, ma è uguale a 1 e quindi segna l'errore, la somma è uguale a 1, poi ecco un altro errore perché in questo caso è impossibile non perché positivo ma perché negativo e alla fine ecco che x alla luce di quello che si scrive prima non è uguale a 4 ma uguale a 8 ed ecco che l'insegnante annota per lo studente l'errore, lo invia, controlla
e quando tutto è finito assegna il voto ove lo vuole assegnare e se ha deciso di assegnarlo e una volta assegnato lo restituisce allo studente.